Il quinto turno della Serie A Baseball presenta numerosi confronti che promettono di essere determinanti nella corsa alla qualificazione. Nel girone A la sfida con il Poviglio potrebbe dare al Parma, se i risultati degli altri campi saranno favorevoli, la certezza matematica dell'accesso alla Pool Scudetto. Alle spalle dei Ducali continua il testa a testa per la seconda posizione. Cagliari affronta il Senago con l'obiettivo di riscattare la batosta subita con il Parma. L'Oltretorrente riparte da Torino dopo i rinvii dello scorso weekend. Il settimo scende in campo contro il Brescia con l'obiettivo di tenere vive le speranze qualificazione. Nel girone B è il Bologna che in caso di doppietta contro il Black Panthers potrebbe già centrare la qualificazione matematica, mentre il Rovigo è obbligato a tentare il colpaccio contro il Collecchio per tenere aperta la corsa alla seconda posizione. Nel programma del girone anche i confronti fra Padova e Cervignano e fra Dragons e Verona, quest'ultime appaiate sul fondo della classifica con una sola vittoria. Nel girone C, la capolista San Marino, dopo la doppietta con il Godo, proverà a confermare il suo status di leader del girone contro l'altra pretendente al passaggio del turno, il Modena. La squadra di Naldoni, in attesa dello scontro diretto decisivo contro la Comcor, affronta il fanalino di coda Sala Baganza. Longbridge e Crocetta si affrontano con l'obiettivo di confermare quanto di buono fatto vedere finora, mentre Rimini e Torre Pedrera daranno vita al derby. Nel girone D prosegue la corsa a 3 per i due posti che danno l'accesso alla Pool Scudetto. Impegni sulla carta più agevoli questo weekend per BBC Grosseto e Macerata, che se la vedranno rispettivamente con Academy of Nettuno e Athletics, mentre il Nettuno dovrà evitare scivoloni contro il BSC Grosseto, capace la settimana scorsa di interrompere l'imbattibilità dei cugini dello Spirulina Becagli. Nel softball toccherà la Sestese, reduce da due pareggi nelle prime due uscite stagionali, provare a fermare la corsa del Bollate capolista nel girone A, la cui unica macchia stagionale finora è la sconfitta in gara 1 a Pianoro, arrivata tramite fuoricampo walk-off. Il Collecchio tornerà in campo dopo ben 20 giorni di stop, fra turni di riposo e rinvii per pioggia, e testerà le sue ambizioni di riscatto contro il Saronno, che ha avuto due settimane di tempo per rimuginare sulle sue mancanze dopo la doppia sconfitta nel derby contro il Bollate. Turno di riposo previsto per il Pianoro e inaspettato invece per Bussolengo e Caronno, la cui doppia sfida, programmata nel girone B, è stata rinviata secondo quanto previsto dai protocolli anti-Covid. Il Forlì avrà quindi la possibilità di allungare in vetta, ma non potrà certo sottovalutare le Metalco Thunders, che dopo il cappotto subito alla prima giornata a Caronno hanno vinto 5 delle 6 gare successive. Chiude il programma il doppio match fra Parma e Nuoro, entrambe reduci da doppie sconfitte e desiderose di riscatto.